Ragazzi, ben ritrovati a questa nuova lezione di grammatica di inglese. Anche nel corso di questa lezione andremo avanti con l'argomento già trattato precedentemente, relativo al fornire le indicazioni stradali. In particolare, nel corso di questa lezione, vedremo quali domande possono essere formulate in inglese. Qualora avessimo la necessità di chiedere delle informazioni in merito alla distanza, intesa sia come distanza in ambito di metri, chilometri per raggiungere un determinato punto d'arrivo, o la distanza intesa anche come lasso di tempo necessario per raggiungere un determinato punto d'arrivo. Se vi siete persi la prima lezione relativa alle indicazioni stradali, intanto vi lascio qui in alto la scheda, dove potrete andarla a reperire e rivedere o vedere qualora ve la siete persa. Quindi vediamo il primo argomento della lezione, il quanto dista. Quindi supponiamo, come nella lezione precedente, di dover avere come punto d'arrivo la fermata dell'autobus, quindi the bus stop. Per chiedere quanto dista la fermata dell'autobus, le domande che possiamo porre sono: How far is the bus stop? Quindi tradotto proprio letteralmente, quanto dista la fermata degli autobus? Oppure, how far is it to the bus stop from here? Qual è la distanza che intercorre dal punto in cui io mi trovo qui e la fermata dell'autobus? Un'altra domanda è: how far is it to the bus stop? Che appunto traduce sempre il nostro quanto dista la fermata dell'autobus? Oppure più genericamente, se sappiamo già di che cosa stiamo parlando ed è sottinteso, possiamo usare le domande: Is it far? È distante? Is it a long way? C'è molta strada da percorrere? È molto distante, anche questo è un sinonimo, è molto lontano. Oppure un'altra domanda è: Can I walk there? Quindi posso arrivarci a piedi camminando? Per cui implica che stiamo chiedendo se è molto distante, se è una lunga distanza da percorrere oppure no, in modo tale da poterla percorrere a piedi. Oppure un'altra domanda è: What is the quickest way to get to? Quindi qual è la maniera, la strada più veloce per arrivare a? E vediamo quali sono le possibili risposte che noi possiamo fornire a queste domande. Intanto esordiamo sempre con it's. Quindi it's not far significa non è distante. Se togliamo la negazione not, quindi diventa it's far, assume il significato opposto, quindi è distante. Oppure it's quite close, è abbastanza vicino. Oppure it's a bit of a way, che significa ci vuole un po' di strada, non è lontanissimo, però c'è un po' da camminare. Oppure it's quite a long way, che significa è abbastanza lontano. In questo caso, se ci mettiamo la negazione not, assume il significato opposto. Quindi it's not quite a long way, quindi significa che non è molto distante, quindi di conseguenza è abbastanza vicino. Oppure it's a long way on foot, che significa è distante, come proprio distanza di percorrenza, per cui a piedi è complicato arrivarci, è distante a piedi. Un sinonimo è it's a long way to walk, andarci a camminare, camminando. Anche in questo caso, se noi invece mettiamo la negazione not, la stessa frase assume il significato opposto, quindi it's not a long way on foot significa che non è molto distante, quindi lo puoi fare il tragitto a piedi, oppure it's not a long way to walk, lo stesso, non è molto distante, per cui ci puoi arrivare anche camminando, andando a piedi. Oppure, se vogliamo fornire indicazioni in termini di metri di distanza o di tempi di percorrenza, esordiamo con it's about, che sta è circa, non lo so, 200 metri. It's about 200 meters. Per esempio, walk from here è 200 metri a piedi camminando da qui.
oppure è a 5 minuti se ci vai con la macchina, con il treno, con i mezzi in generale. It's about 5 minutes by car, by train, by bus, by taxi, by subway. Quindi con tutti quelli che sono i mezzi pubblici. Se invece intendo dire che la distanza è proprio grandissima, per cui il punto che voglio raggiungere è dall'altra parte della città, traduciamo letteralmente questa frase, quindi it's on the other side of town, quindi è dall'altra parte della città. Qualora invece volessimo dare delle indicazioni vere e proprie, di quelle più semplici, possiamo dire nel momento in cui ci chiedono come arrivo a, mi puoi aiutare? Noi risponderemo sempre con yes, of course, sì, certamente la posso aiutare, e diremo it's that or this way, è da quella o questa parte, magari se la cosa la posso indicare, c'erano nelle vicinanze, oppure it's just around the corner, che significa è subito dopo l'angolo. Oppure se ci rendiamo conto che la persona ha imboccato la direzione o la strada sbagliata, l'avvertiremo con You are going the wrong way. Quindi ha imboccato la strada sbagliata, oppure You are going in the wrong direction. Quindi sta andando nella direzione sbagliata. Oppure possiamo dire semplicemente Take this road, indicandola, quindi imbocchi questa strada. Oppure go down there, vada giù per quella strada lì, vada giù di qua. Oppure it's straight ahead of you, che significa è dritto davanti a lei. E per dire continua a percorrere la strada giusta, continua ad andare a dritto, se lo troverà poi davanti, possiamo usare diverse frasi che sono nello specifico. Continue straight ahead for about. E possiamo mettere la distanza in termini di tempo o proprio di distanza chilometrica. Oppure go straight on until, quindi continua ad andare sempre dritto fino a quando per esempio non incontra un semaforo e poi daremo altre indicazioni. Oppure ancora go along the street, continui lungo la strada until, fino a che e poi daremo altre indicazioni, oppure possiamo semplicemente dirgli follow the signs for, segue le indicazioni per, non lo so, the town center, quindi per il centro città. Queste sono tutte le indicazioni, diciamo, che possiamo dare in maniera molto semplice, quindi non sono molto articolate. Quelle più articolate le vedremo nel corso della prossima lezione. Il mio consiglio, come sempre, sia per la lezione precedente che per questa, è di ricopiarvi su un vostro quadernetto, un promemoria, tutte le frasi che abbiamo fornito nel corso delle lezioni, di memorizzarle, in modo tale che possano darvi utili sia per uso personale, qualora vi trovate all'estero e abbiate la necessità voi di chiedere le indicazioni stradali, o qualora uno straniero in Italia chiedesse a voi questo tipo di informazione, quantomeno avendo assimilato queste frasi, avrete un'idea di quello che realmente vi stai chiedendo e magari sarete davvero in grado di riuscire a fornire quelle indicazioni in lingua inglese e non facciamo gli italiani semplicemente gesticolando con inglese maccheronico. Bene, per questa lezione è tutto. Come sempre vi lascio al di sotto del video l'inserimento per le mie pagine di Facebook. Se volete far crescere il mio canale lasciate un like al di sotto del video e iscrivetevi al mio canale se siete iscritti. Alla prossima lezione, a martedì prossimo. Bye!